È il bello anche il brutto della diretta. Ti capita di invitare un signore di 81 anni, un attore che è stato di prima grandezza e al tempo stesso una maschera, che ha accompagnato la giovinezza di molti. Quest'attore si trova a Roma perché è stato premiato all'Auditorium della Musica con il Marco Aurelio Acting Award, un premio importantissimo, forse il più importante del mondo. Ti aspetti un pomeriggio eccezionale, ne esci nel migliore dei casi con le ossa rotte perché ti vergogni. Per coloro che hanno osato far piangere Thomas Williams. Conclusione, un mito non si addomestica al pomeriggio televisivo. Thomas Williams è e sarà sempre per tutti noi che lo amiamo, che gli vogliamo bene da morire, Ermon Nezza e anche Nico Giraldi. Uno dei commissari più famosi degli anni 70, che però durante un pomeriggio su Rai 1, in una trasmissione condotta da Paola Perego, dice un sacco di parolacce. Paola Perego lo riprende perché lui a un certo punto dice frocio, ma frocio non è una parolaccia perché lui sta appena raccontando un fatto che accadeva nella Cuba degli anni 70. Milian non ci sta. A peggiorare la situazione arriva il tempo tiranno della TV. Così gli autori cominciano a far capire alla conduttrice che è meglio che chiuda tutto. A un certo punto Ermon Nezza dice: non ve ne frega un cazzo di quello che sto dicendo. Mi potevate anche non invitare. Che rispetto è questo? Fate schifo. Io sto parlando di una storia di grande sofferenza. Apriti cielo. La conduttrice cerca di riprendere a mano la situazione, ma alla fine è peggio che andar di notte. A un certo punto anche Daniele Capezzolone, che è un portavoce di Forza Italia, il partito per essere liberi, tira fuori trattamento di cacca per Thomas Milian. Oggi a Domenica In parla della TV e dei suoi autori. Lui, ingenuo, va a raccontare sua vita e quelli lo deridono. A cui la Perego Paola ha risposto con stile su Twitter, raccogliendo critiche e consensi. È stato emozionante incontrarti e intervistarti, Thomas Williams. C'era però cosa poco da fare. Difficile uscire illesi dopo uno scontro titanico con un peso massimo Thomas Williams. Perché giusto no, Ermon Nezza, parafrasando il nuoto di una celebre squadra di calcio romano, ma non si discute, si ama. In seguito a questo, Paola Perego è stata licenziata.